E anche questa sera bisogna iniziare con questa scenetta. Esulto o non esulto? Esulto o non esulto? Ma certo che esultiamo! Certo che esultiamo! E andiamo, ragazzi! E andiamo, ragazzi! E andiamo, ragazzi! E andiamo, ragazzi! E speriamo di esultare anche giovedì sera in quel di Friburgo. E speriamo ovviamente anche di esultare domenica prossima nel derby d'Italia. 3 punti importantissimi, una vittoria di grande carattere, una bella prestazione purtroppo rovinata da 2 minuti di vero e proprio blackout bianco-nero. Una prova buona, sufficiente, una partita giocata con grande attenzione, soprattutto nella prima parte, poi, come dicevo in precedenza, quel blackout che poteva rovinare la serata dell'Allianz Stadium. Dal 4-2 al Torino di Ivan Juric al 4-2 inflitto alla Sampdoria di Dejan Stankovic. Una Sampdoria coracea. Una Sampdoria a tutto cuore questa sera, la formazione blucerchiata, come era già capitato, come era già successo nella seconda giornata del girone d'andata, in quell'occasione sfogo perché un pareggio 0-0 soffrendo a Marassina quell'occasione. Invece questa sera una partita che sembrava essere in discesa dopo appena 26 minuti, dicevamo, blackout, blackout assurdo, 2 gol in 1 minuto ed è tutto in perfetta parità al 33esimo quando Filip Djuricic con il destro di prima intenzione sulla cross di un positivo, devastante Zanoli, impatta il match sul 2-2, il punteggio con il quale si va all'intervallo. Juventus che entra con grande spirito. Mi sono piaciuti i 2 cambi di Massimiliano Allegri questa sera con Cuadrado e Locatelli al 46esimo. Cuadrado che si procura il penalty della possibile 4-2, sbagliato purtroppo da Dusan Vlahovic, però l'attaccante serbo questa sera è stato davvero molto molto sfortunato. Ecco, è il lontano parente dell'attaccante che abbiamo ammirato per diverse stagioni con la maglia della Fiorentina, però il finale è sicuramente un buon punto di partenza e poi comunque bisogna comunque fare anche i complimenti a Matias Sulé per il primo gol in Serie A per l'esterno argentino, bravo a sfruttare il colpo di testa salvato anche grazie alla traversa da Turk da parte di Vlahovic, tap in vincente, colpo di testa al 94esimo per il momentaneo e poi ovviamente anche definitivo 4-2 bianconero. Juventus che si riporta immediatamente al 7º posto in classifica a quota 38 punti. Adesso il sesto posto dista solamente 4 punti, ma aspettando ovviamente la sentenza del ricorso che potrebbe riproporre la vecchia signora al secondo posto in classifica a quota 53 punti. 53 punti sul campo che potevano anche essere 55 se ci ricordiamo cosa è accaduto contro la Salernitana ad inizio campionato. Però questa è un'altra storia. Questa sera le polemiche le lasciamo da parte. Va sicuramente festeggiata una vittoria molto importante con tante assenze. L'assenza principale è quella di Angel Di Maria. Il problema muscolare che ha messo KO ancora una volta. Sembra una barzelletta, ma non lo è. Paul Pogba, assente anche Federico Chiesa, e con una Vlahovic sicuramente con qualche problema di troppo, soprattutto dal punto di vista mentale. Secondo il mio punto di vista, questa vittoria vale doppio, triplo o quadruplo, perché questi 3 punti erano sicuramente importanti dopo la sconfitta domenica scorsa contro la Roma allo Stadio Olimpico. Devastante, la parola giusta per definire questa stagione di Adrien Rabiot.
Sesto e settimo gol in questo campionato, terza doppietta stagionale. Rabiot, che è sicuramente il giocatore che ha completato il centrocampo bianconero questa sera con tante sperimentazioni. Per la seconda volta consecutiva allo stadium titolare Baracenea, insieme a Miretti e Fagioli, a completare lo scacchiere a centrocampo. Juventus che passa in vantaggio dopo un inizio sottotono, con l'occasione in diagonale da parte di Manolo Gabbiadini sul cross, l'ennesimo assist stagionale di Filip Kostic per il colpo di testa vincente firmato Gleison Bremer. Il raddoppio porta il cross di Miretti per il colpo di testa di Cavallo Pazzo. Rabiot per il 2-0 la riapre con una gran conclusione sul cross deviato di Lloris, Tommaso Augello. Il 2-2 di Filip Djuricic, nuovo vantaggio bianconero con la conclusione di prima intenzione sull'assist di Fagioli da parte di Adrien Cavallo Pazzo. Rabiot che continua ad emozionare noi tifosi bianconeri. Il 3-2 al 64esimo, il calcio di rigore purtroppo sbagliato da Dusan Vlahovic pochi istanti dopo, e poi nel finale a chiudere questa serata piena di sofferenza, una serata interminabile. Il colpo di testa, il tap-in vincente, il primo gol in serie di un predestinato Matias Solé. È poker bianco-nero ai danni dei blucerchiati, che sono sempre più vicini ad una clamorosa retrocessione in Serie B. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!